Salve a tutti, sono Rita Babini, docente CEO del settore olistico e sono l'insegnante che coordina la nostra scuola di yoga. In questa occasione vorrei presentarvi un piccolo programma che ha come punto di osservazione la mobilità coxofemorale. Quindi vedrete alcune posizioni che nello yoga vengono chiamate asana, che sono concatenate l'una all'altra e hanno il potere e l'obiettivo di andare a mobilizzare e a rendere morbida, fruibile nella gestione del movimento, la zona del bacino, in modo particolare la coxofemorale. Siamo nella posizione di Siddhasana, la posizione del saggio. Resto un attimo nella posizione per sentire l'appoggio della zona ischiatica. Spingo verso l'alto la colonna vertebrale e lentamente mi proietto in avanti. Mantengo la schiena eretta, allungo le braccia e continuo a sentire l'estensione della colonna senza sollevare il bacino. Mi fermo ad osservare bene il movimento a livello delle anche e della testa del femore. Poi lentamente cedo. Inspiro e mi sollevo, srotolando la colonna, afferro la gamba anteriore, afferro la pianta del piede con la mano corrispondente e vado ad aprire lateralmente. Espirando chiudo e inspirando apro, cercando di mantenere l'estensione ma soprattutto l'apertura laterale. Mi fermo, raccolgo e con la mano destra afferro il tallone, con la sinistra vado a produrre una rotazione all'altezza del malleolo della caviglia. Inspiro, salgo ed espirando inizio piano a disegnare un cerchio davanti a me, alla testa, al petto e all'inguine. E lo ripeto ancora. Mi fermo e apro laterale. Preparo bene l'appoggio degli ischi a terra, sollevo la colonna, appoggio il dorso della mano alla gamba e inspirando salgo laterale. Inspiro, espiro, vado in flessione. Mantengo gli ischi a terra, continuo a sentire bene il movimento di allungamento, il pollice afferra l'alluce e l'altra mano segue cercando di andare sull'esterno del piede. Poi inspiro e rimetto la posizione in asse. Mi fermo, ruoto e mi appoggio. Il tallone sinistro si avvicina alla cresta iliaca destra. Vado proprio a sentire la zona della testa del femore che si muove nell'articolazione. Vado a sentire il nervo sciatico e il piriforme mentre mi allungo lentamente. Carico la posizione, distendo e allungo. Il peso del busto va a gravare sulla gamba, mantenendo l'allungamento dell'altra. Controllo bene la forma del mio corpo e ritorno verso l'alto. Spingo verso l'alto il busto, cercando di sentire bene la posizione dell'inguine destro e della zona coxofemorale a sinistra. Raccolgo il piede opposto e lo aggancio. Il piede arretra, mi apre la spalla mentre mantengo in mobilità le coxofemorali. Mi preparo a ritornare lentamente. Appoggio il gluteo e ritorno in posizione frontale.
Ovviamente, ripeto, sull'altro lato.